una dimostrazione lampante che non ci sono le istituzioni. No, quanta ora no? Ci sono. Scusate, allora torniamo sempre con i giornalisti. È una conferenza stampa o una conferenza stampa? Non è una conferenza stampa, il problema è che questa ragazza non l'ha sparata. Va bene? Il problema è che questa ragazza non l'ha sparata nella testa. E io andrei a sparare loro nella testa, questo è il problema. Sì, solo che voi me lo tagliate. Ma la tagliamo a forza. Ma non tagliamo a forza. Forza le giornate solo su di noi. Perché allora, lo taglio io. Noi dobbiamo fare. Io lo giro, poi lo tagliano loro. Dobbiamo accendere una luce su Sissi, senza polemiche e senza discussioni. Scusate, andiamo, dai. Sì, faccio 40 secondi e parlano gli altri. Voglio dire, fammi due domande. Sì. Vado. Aldo Di Giacomo. Allora, la legge prevede che lo stipendio di Sissi dovrebbe essere sospeso. Perché siete qui? Siamo qui perché la legge lo prevede, però oltre la legge c'è altro, c'è l'intelligenza e c'è l'umanità, c'è il ragionare col cuore nei casi eccezionali come questa di questa ragazza, di questo poliziotto che è un servitore dello Stato che è stata completamente abbandonata. E questa è una cosa di una gravità inaudita, per questo io ho scritto al Presidente della Repubblica, oggi ho scritto al Capo dell'Amministrazione dicendo di vergognarsi di questa cosa, perché qualunque sia stata l'errore, la dimenticanza è una cosa grave. Noi vogliamo come poliziotti penitenziari, che è il cuore dell'amministrazione penitenziaria, dimostrare la nostra vicinanza a Sissi, non solo a parole, ma anche attraverso un conto corrente che è stato attivato, sul quale si può dare un aiuto concreto, e subito dopo noi ci attiveremo per la verità, che io ci sono un sacco di zone d'ombra su questa vicenda che verranno assolutamente chiarite, e se qualcuno non ha fatto il suo dovere verrà richiamato con forza, con la giusta forza a farlo, perché se qualcuno ha fatto del male a Sissi deve pagare. Voi avete minacciato come sindacato anche lei uno sciopero della fame, una protesta diciamo abbastanza attiva. Lo farete? Lo farà? Lo faremo se le condizioni ci sono. Oggi io mi sento di dire che purtroppo da un punto di vista giuridico bisogna aspettare qualche altro giorno, perché siccome c'è stata una richiesta di rinvio a giudizio sulla quale bisogna aspettare che lo staff legale consegni le sue osservazioni, dopodiché potremmo dire quali secondo noi sono le cose che non tornano, per non danneggiare l'iter processuale non possiamo assolutamente dire nulla. Oggi ci limitiamo, l'ho fatto da Bergamo dove sono stato a trovare a Sissi, lo faccio da qua che è la sua città natale, ad essere vicini a Sissi per far sì che un episodio del genere non venga mai messo da parte, a prescindere che sia un tentativo di suicidio o un tentato omicidio. L'amministrazione, lo Stato ha l'obbligo di essere vicino a una ragazza che era un suo servitore, ma soprattutto, ripeto, la legge viene fatta da noi, il legislatore che fa la legge prevede sempre l'eccezionalità. Nel caso di Sissi, che non è un caso comune, avrebbero dovuto quantomeno non bloccargli lo stipendio, quantomeno. Oggi Sissi non è più una nostra collega per l'amministrazione, per noi lo sarà sempre, ma per l'amministrazione non le è più perché l'altro giorno hanno provveduto a liquidargli le spettanze. Una cosa orribile, senza cuore e senza umanità. Ma mi permetto di dire un'altra cosa, senza intelligenza. Che io raccolgo le istanze dei miei colleghi, che siano polizia di Stato, carabinieri, sono indignati da una cosa del genere, che questo potrebbe succedere anche ad altre persone. E uno Stato che si comporti così non è uno Stato degno di essere chiamato Stato. Qualche un altro, non lo so, se qualcuno vuole. Il nome è come tale. Sì, può andare vuole. Okay. Come comitato cosa vi accingete a fare? Il comitato in questo momento si prefigge di cercare sempre verità e giustizia per Sissi. Non crediamo, e lo ribadiamo, al suicidio di Sissi. Crediamo che Sissi qualcosa è successo. Insieme, come volete? Minoranza e maggioranza insieme, dai. Volete dire qualcosa?
Oggi sono qui, a parte la vicinanza, l'amicizia, la famiglia, in qualità anche di consigliere comunale, e rappresento anche tutta l'amministrazione, senza opposizione, senza maggioranza. Ma devo dire alcune cose, perché nella tragedia, contornata anche da questa beffa ulteriore della sospensione dello stipendio, quindi probabilmente anche dei mezzi per continuare lo stato di continuare a mantenere in vita la ragazza, perché per le spese mediche riguardanti Sissi, quindi una tragedia con la beffa. Ma io dico una cosa, io dico su una situazione che comunque bisogna ancora far luce, perché è piena di ombre, e io in primis come cittadino e come consigliere comunale posso dire che dobbiamo partire da qui. Già l'eco è stato altissimo in tutta Italia, ma da qui, dalla sua cittadina, dobbiamo partire già con il prossimo consiglio comunale, mettendo all'ordine del giorno, secondo me, nella riunione di capogruppo, un punto dove l'amministrazione comunale è vicina moralmente, fisicamente e istituzionalmente alla nostra Sissi. Ecco, io do questo, mi auguro che questo punto dell'ordine del giorno venga eseguito e che si faccia veramente luce una volta per tutte, perché non, nella tragedia una ragazza così meravigliosa, con la quale la conosco da tempo, non deve essere macchiata da un ulteriore beffa per quanto riguarda la sospensione dei mezzi per la continuazione, per farla continuare a vivere. Ecco, grazie. Come maggioranza e come amministrazione? Buon pomeriggio a tutti. Come maggioranza e come amministrazione del Comune di Taurianova, essendo assessore, e parlo a nome del sindaco, che in questo momento è in viaggio da Milano per ritornare, altrimenti sarebbe stato qui insieme a noi e a tutti gli assessori che, tra vari impegni, hanno delegato me. Sì, io non la conoscevo, premetto questo, l'ho conosciuta tramite la cronaca. Mi sono entusiasmata e mi sono innamorata del suo sorriso, della sua voglia di vivere, che non ho potuto conoscere, però la ritrovo nella sorella che ho conosciuto durante tutti questi mesi. Come hanno detto tutti gli altri, la ricerca della verità e della giustizia è la prima cosa sicuramente. Il Comune di Taurianova e tutti i cittadini, anche se magari non, a volte può non sembrare, però sono sicura che tutti i cittadini sono vicini alla tragedia che ha colpito Sissi in primis e la famiglia di Sissi soprattutto. Perché non dimentichiamoci quello che stanno passando i familiari, ed è su questo che lo Stato, il Comune e tutti quanti dovremmo pensare, quello di essere vicini a una famiglia che sta soffrendo e che sta avendo delle ripercussioni enormi, moralmente, fisicamente, economicamente e tutto quello che ci vogliamo mettere dentro. Sì, io mi sono accorta che è piena d'amici e credo che questo